Quello di cui parliamo oggi è l'equazione di Richards. L'equazione di Richards non è altro che l'applicazione al teorema della divergenza al problema del flusso delle acque insature. Questo, il teorema della divergenza. In questo caso rappresenta l'equazione di conservazione della massa, più le curve di ritenzione idrica, soil water retention curves, più l'espressione di Mualem per le conducibilità idrauliche. E costituiscono l'equazione di Richards. La prima parte dell'equazione di Richards, appunto, è un'applicazione matematica e della legge di conservazione della massa e non ammette discussioni. Ovviamente le parti legate alle curve di ritenzione idrica e l'espressione della conducibilità idraulica possono essere discusse in vari modi. Non entriamo qui nel merito, però ci poniamo il problema di come risolvere le equazioni di Richards. Finora le abbiamo scritte, ora le dobbiamo risolvere. Risolvere le equazioni di Richards intanto sono delle equazioni alle derivate parziali, o PDEs, Partial Differential Equations. E per risolvere dobbiamo avere, beh, uno, l'equazione, due, i valori dei suoi parametri, dobbiamo avere le condizioni iniziali e quattro le condizioni al contorno. Queste quattro analizzeremo come affrontare queste quattro condizioni al contorno. Dopodiché andremo ad illustrare il caso dell'equazione in 1D. In particolare andremo a vedere come si semplifica la forma dell'equazione unidimensionale e andremo a vedere alcune soluzioni del problema dell'infiltrazione. Andremo anche poi ad analizzare un semplice caso, quello del bacino di Panola, che è un bacino sperimentale negli Stati Uniti, per evidenziare due limiti possibili delle equazioni di Richards. Uno che è legato alla presenza di macropori, anzi un limite che è legato alla presenza di macropori, e una caratteristica del tutto tridimensionale del moto, che è quella legata al fenomeno che si chiama fill and spill.